Benvenuti a 24, la nuova trasmissione in onda su Caffè 24, è una trasmissione dove si parlerà di informazione, di musica, di spettacolo, di politica, di sport. Oggi qui con noi avremo un trio, un gruppo musicale, eccoli qua, la Popolare 20, un trio di Marghera che ha mosso, anzi sta muovendo molto bene, no, i primi passi nel settore della musica folk e con un ritmo anche latino, Sì, si vero? cerca, sì. Sì, Ecco, allora intanto vi presento, abbiamo Bruno Siviero e poi un'altra vocalist, Michela Pivotto e Luca Heinz. Ecco, benvenuti. Allora, grazie. iniziamo subito a dire che intanto come nasce il vostro gruppo e perché poi vi fate chiamare gruppo artistico e non gruppo musicale? Allora, inizia praticamente da un sogno Sì. che avevo da bimbo, un po' atipico per la mia età, perché ascoltavo praticamente tutta quella musica che è un po' fuori dalla mia era, no? Che era praticamente il canto popolare veneziano, no? Alberto Amico, Bertelli, anche italiano, il De André, che comunque per l'età che avevo era un po' atipico, insomma. Il sogno di fare, ho sempre suonato la chitarra da quando ho 8 anni. E il sogno di costruire un progetto mio, ecco. Col tempo sì, mi metto a scrivere qualche brano e niente, ci si concentra sempre sull'ambiente in cui vivevo, che è Marghera, un ambiente comunque molto, molto pieno di input, molto. Beh, conosciamo, diciamo anche che a Marghera, un po' sul vostro genere, C'erano ci i, sono ancora. beh, una Marghera, infatti, Marghera è piena anche di input musicali come Pittura Fresca e tanti, tanti altri, perché sono nati anche alcuni elementi delle orme. Comunque, sì, un ambiente comunque fatto di tante cose. Un ambiente creativo. Sì, diciamo anche un ambiente che ti dà molte idee, perché è molto collegato a Venezia, alla storia di Venezia, ma anche al popolare. Tanto al popolare che un po' si è nati negli anni 80, 70, per me negli anni 80, proprio in quell'ambiente che è proprio popolare, l'ambiente che praticamente dove ti prendi le sgridate da una mamma che non è tua mamma, non sai neanche chi è. Eppure sono cose che adesso ormai si sentono poco, ma ti restano nel cuore. Da là appunto sono partite molte idee, una delle idee che poi è stata un po' praticamente l'input alla nascita della nostra idea è stata che una canzone che abbiamo fatto, un testo, un brano, praticamente racconta praticamente la storia dall'inizio di Venezia arrivare proprio alla nascita di Marghera, no? Questa qua ha interessato un po' di gente, un po' anche di associazioni culturali, e allora ci hanno proposto, mi hanno detto: Bruno, comincia a fare qualcosa. Allora, dopo, a distanza di anni, ormai anche un po' di esperienza, anche ho una famiglia, un po', insomma, tutto quello che ti fa crescere, e si è cominciato a costruire dei testi, dei brani. Ho cominciato a cercare della gente che poteva darmi una mano, Che ti che mi seguisse in questa seguisse, impresa. che credesse a questa cosa un po' atipica. E ho trovato Luca che. Luca, anche lui di Marghera? Sì, Anche lui di Marghera, rigorosamente. assolutamente. Quindi vi siete uniti? Bravissimo. Abbiamo detto, ci chiamiamo il 220. Partiamo con questa musica che giustamente Luca fa notare che comunque la musicalità è molto, molto buona, un po' alla De André, diciamo, no? Però molto folcloristica. Lui dice, sai Bruno, non è buona, però è molto, diciamo, per un pubblico di nicchia, no? Bisogna un po' colpire, anche perché i nostri testi sono diretti molto ai giovani. Sono ricercati Sì, e sono molto diretti ai giovani. comunque diretti ai giovani. Ecco, quindi praticamente si cerca di trovare il sound e là bisogna trovarsi un po' un paragone, un punto di arrivo, e si osservano vari artisti per fare ovviamente degli esempi. Uno dei più non, da noi ascoltati, da noi individuati, è Manu Chao. Ecco, che praticamente, che dà i suoi ritmi, sono tutti latini, si comincia a dare un latino a questo progetto e praticamente costruire delle musiche nuove,
con questi sound nuovi e si cerca di dar vita a un gruppo, a un 220, al 220 praticamente. Poi dal 220? 220? 220 sì. Arrivate invece alla Popolare 20. Alla Popolare 20, sì. Con l'entrata di Michela Pivotti. E con l'entrata anche da gruppo musicale a gruppo artistico musicale. Ecco, questa differenza, perché gruppo artistico? Perché, allora, Michela la si conosce per tutt'altra cosa, per un discorso di lavoro. E capisco, parlando un po' con la gente, che per essere un po' visti, senza andare direttamente in piazza, senza andare direttamente sui live, sì, è ottima cosa farsi notare nel web, no? Quindi si cominciano a creare dei video editing. Mi arrangio io e Luca un po' trovando programmi, trovando informazioni da qualcuno. La Michela, che è un'appassionata di fotografia e di video editing, gli si domandano i consigli. Lei comincia a correggere qualche video e fa: guarda, mandamelo, io te lo correggo. A un certo punto gli dico: ma scusa, ma perché non far parte del gruppo? Ma io non so cantare, non so. Ma cosa c'entra? Si può sempre dare un contributo, no? E da di là si fa entrare anche Michela. Sì, è entrata anche Michela. Ti hanno messo il microfono in mano e ha detto: adesso canta. Bravissima, si scopre che ha una un bella dopo voce. Quello. Un po' dopo quello. Sì. Un po' dopo, sì. Qualche mese dopo. Quindi il video che sì, adesso... adesso manderemo in onda, mm-hmm. Bambin Bambon, mm-hmm. Ecco, ve lo annuncio già subito, è stata una tua creazione? Sì, assolutamente. Allora, Antonio Barbetta, dalla regia, ti prego di mandare in onda Bambin Bambon. A vedermi te stroncare, a
che portino voi. Dobbiamo creare un'unione, meno a discriminazione. Guerra per sempre e a vedervi te stronca e bambi bambo chi che vuol chi non vuol dobbiamo creare unione e non a discriminazione. Ritmo, ragazzi, spettacolare, difficile farlo uscire dalla testa dopo aver sentito Bambin Bambò. Allora senti Michela, chiedo a te adesso una cosina. Dalla passione delle immagini alla passione della musica, ti sei buttata a capofitto in questo progetto? Sì, assolutamente sì, ci ho creduto da subito, Bruno me l'ha spiegato, io l'ho sposato da subito, perché comunque è un progetto originale che va fuori dai canoni, dagli schemi, ambizioso, ok, non comune, è comunque una sfida. A me piacciono le sfide e quindi amo la musica, mi piacciono questi ritmi e quindi ho accettato più che volentieri la sua proposta, in accordo con Luca. E poi dopo qualche mese che loro provavano, io andavo in studio da loro. Io non sono di Marghera, sono di Marostica, quindi ti fai anche un bel viaggio, esatto, per arrivare a fare le prove. Esatto. E, ero lì in studio e Bruno ha preso un microfono e mi ha detto adesso provi a cantare. Ho detto ma sei sicuro? Perché di solito canto in macchina io. O sotto la doccia. O sotto la doccia. Non volevo dirlo. Comunque hai appoggiato in pieno assolutamente questo progetto. Sì. È veramente... Tra un po' inizierete a fare i live, sì. Voi? Sì. Com'è? Come la senti? Tanta paura. No. Però, vabbè. È emozionante, comunque. Però ti dà adrenalina, ti carica, ti dà entusiasmo. Sì. Per me è un progetto meraviglioso. Luca, invece tu? Luca Heinz. Sì. Allora, invece tu? Come hai iniziato con loro, con Bruno? Con Bruno. Quanti anni avevi? Anche tu da piccolo? Sono vari anni lo che conoscevi, sono il basso da un elettrico. Pezzo? No, Bruno l'ho conosciuto, ci hanno fatto conoscere. Sì, amico del fratello. Amico del fratello. I vostri testi sono rigorosamente in dialetto veneziano? Ne abbiamo anche in italiano. Ne avete anche in italiano? Puntiamo anche sull'italiano alla fine. Adesso abbiamo appena ultimato un progetto per essere pronti a affrontare dei live, quindi avere 12-15 brani da poter esibire. E dopo si comincia anche a dedicarsi anche alla parte all'italiano, diciamo. Tu, Luca, suoni il basso elettrico. Basso elettrico. E com'è che sei arrivato ad appoggiare anche tu questo progetto? Fondamentalmente, ci credi tantissimo? Sì, fondamentalmente ci hanno fatto conoscere perché sapevano i vari amici comuni che avevamo dei progetti, hanno deciso di farci incontrare. La cosa è...
Mi ha fatto sentire il discorso. Ti ha conquistato suo. La filosofia di Bruno? Sì, fondamentalmente sì. Che è assolutamente molto empatico. Sì, sì, no? Sì. È bravo. È un trascinatore. Sì. Ha venduto bene il suo progetto. Ha venduto bene il suo progetto. Ha pochi soldi. Adesso appunto partirà, avete molte richieste. So, abbiamo avuto delle richieste e questa è la gran soddisfazione. Dove? Per esibirvi? Sì, non proprio solo in zona. Non solo in zona. È da dire anche a Vicenza. Anche a Vicenza. Quindi faremo i locali, poi andremo sui teatri e poi arriveremo a fare gli stadio. Sì, se avremo tempo, sì, magari. Intanto qui a Caffè 24. E poi l'intervista la farete anche in radio e verrà anzi messa in onda lunedì alle 18 li potrete ascoltare in radio su Radio Genius e Radio Italia anni 60. Allora, mandiamo anche un altro video. E questa canzone a me è molto particolare e a me piace davvero molto, e l'ho sentita, si intitola Donne Sole. Immaginavo. Da dove è nata questa? Donna Sola, come tutti i nostri testi, si cerca sì la parte allegra. Scusami, Donna Sola. Donna Sola, sì. Si cerca praticamente di dare, anche di parlare di problemi, puntiamo tanto nei giovani, nel territorio, al popolo, è una musica che punta al popolo. E anche alle donne. Questa, per esempio, questa canzone parla praticamente delle donne che a vista sono sempre in compagnia, sempre senza praticamente nessun apparente problema. Ma a volte le donne che adesso si trovano 90% a lavorare, a tenere una famiglia, che è sempre anche un po' più complicata, perché non è più semplice come una volta. E a volte a noi uomini sfugge praticamente che le donne non richiedono magari grandi cose, magari solo di essere osservate, magari certe volte. E questa canzone parla di una donna che realmente è sola, realmente. Pensier malsan, quizá cuando que pasará. Donna mía, está tranquila, ni su ni a calma te donará. Metite a pur, ya via, ni su ni tanto te lo dará. L'acqua scende dai miei pluscei come il canto dei putei, assa che il vento te trasporta come una foglia che casca morta. L'acqua scende dai miei pluscei come il canto dei putei, assa che il vento te trasporta come la foglia che casca morta.
Soa, soa, e intanto scoa, soa, soa, senza pensar. Donna mia, ti sei patia, intorno a te sta un grande mar. E con questo inno alla donna io saluto la Popolare 20, grazie per essere stati qui con noi, in bocca al lupo per tutto. Noi li sentiremo in radio, su Radio Genius, Radio Italia, solo musica italiana, anni 60, lunedì alle ore 18. A presto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.